causa, quasi inutili, basta la foto dell'autore per far capire insomma di cosa si sta parlando. Quindi l'idea di fondo era questa, anche perché né io né questi amici abbiamo avuto la pretesa di essere lì a scrivere su questo meraviglioso tempio e né di farlo in maniera esaustiva. Noi ci inseriamo in una bella tradizione che è questa comunità. Potrei fare tante altre citazioni, ma mi piace ricordare soprattutto negli ultimi anni il lavoro fatto in parrocchia, in archivio, a livello di ricerca storica da Don Santino, poi ancora chi mi ha preceduto, Don Eugenio. Sono stati infatti dei convegni addirittura di approfondimento sulla presenza dei domenicani a Copertino, su questo luogo, e che hanno anche prodotto delle edizioni stampa. Non ricordo le titoli, mi pare che proposte il Rosario della Gloriosa Vergine, ma sono almeno 3 volumi, quindi un testo che si aggiunge a questi però con una veste totalmente diversa, dove i protagonisti sono le immagini. Mi permettete di fare un esempio molto banale, ma qualche settimana fa, parrocchiani si ricorderanno, eravamo qui in chiesa e stavamo facendo una catechesi sui misteri del Rosario, su uno dei misteri. A un certo punto ho detto, nella tela del catalano alle mie spalle, dove sono rappresentati i 15 misteri del Rosario, perché 5 sono stati fatti da San Giovanni Paolo II, sono nel 600. E la maggior parte dei miei parrocchiani mi ha detto, perché in quella tela ci sono i misteri del Rosario. L'idea dalla quale siamo partiti, io e questi amici, è questa. A volte la distanza, le altezze, gli altari meravigliosi del Martinelli, Giuseppe Longo, ecco, sono alti fino al 9 metri, quindi potete immaginare quanto sia difficile ad occhio nudo o in una visione insieme cogliere la bellezza di tutti questi particolari. Allora l'idea era quella di produrre un testo con tantissime fotografie a colori ad altissima risoluzione anche artistiche che aiutassero il lettore a contemplare, ad apprezzare le bellezze che abbiamo nella nostra chiesa del Rosario. Diciamo, un lavoro lungo un anno. In maniera particolare questa sera voglio ringraziare questi amici che ho chiamato amici perché lo sono davvero, mi sento amici che mi hanno accompagnato, sostenuto in quest'opera e sono gli autori dei saggi che trovate voi all'interno del testo. Mi riferisco ad un amico che vivo da una vita, carissimo Marcello Gattardo, poi al caro amico Giovanni Greco, alla carissima amica Alessandra Bruni, e loro vanno per un grande applauso. Dicevo, Marcello è amico da una vita, però anche Alessandro e Giovanni non solo per la preparazione ma anche per la discrezione, la diligenza, la capacità davvero di lavorare insieme, davvero vi ringrazio di cuore. Ho scoperto davvero amici miei, ma soprattutto amici della comunità e quindi anche della comunità cittadina, perché questo è un lavoro che dona giustizia, lustro, bellezza alla città di Copertino, non solo alla parrocchia del Rosario. Poi un altro grazie per quello che voi avete sentito va al carissimo amico, collaboratore Antonio Leo, perché ci ha davvero sostenuti in tutto quello che era possibile, ci ha aiutato per che quest'opera avesse la luce di grazie. Davvero Antonio, tutto il tuo lavoro, il tuo sostegno. Purtroppo non è con noi il fotografo che ha fatto le fotografie bellissime che vedete nel testo. Vi assicuro che non solo è stato bravo a fare le foto, ma è stato bravo anche a non farsi male, perché per salire a 9 metri con scale, lavatelli e tutto ciò che si poteva improvvisare non è stato un lavoro semplice. Quindi grazie anche a Lino Rossoni per tutto il suo lavoro, anche figurato un anno.
le scelte, l'importanza delle scelte che hanno portato a costruire anche architetturalmente i nostri luoghi che viviamo, i nostri centri storici, e il modo in cui le nostre chiese sono state adottate. Questo è il senso della nostra storia, questo è anche il senso della missione della nostra esistenza, che chi ha la forza, l'ardore, attraverso lo studio di potercela fare conoscere, esprime al massimo il senso profondo di ciò che lasciamo, sta in quello che attraverso la conoscenza, anche in questo libro che abbiamo pianto, per questo vi ringraziamo.
dato il passato minimo e opera del chierico copertinese Ambrogio Martinelli. L'altro, realizzato nel 1709 su commissione della Confraternita del Rosario e dedicato da prima alla Madonna del Rosario e successivamente a San Giuseppe da Copertino, attribuito allo scultore lucchese Giuseppe Longo, uno scultore ancora poco conosciuto, ma del quale si vanno man mano
nulla. So solo che Luigi De Luca è il coordinatore dei poli museali della regione Puglia e docente di politiche della valorizzazione e gestione dei beni culturali presso l'Università di Foggia. Su questi temi, sul tema del ruolo della cultura nella società contemporanea, ha pubblicato un testo La fabbrica del mondo, organizzazione ed economia della cultura nell'epoca della globalizzazione. Grazie per essere con noi, grazie per ampliare tutto l'orizzonte del vostro interesse questa sera e l'ascoltiamo oggi. Grazie a voi per l'invito che mi onora. E quando l'amico Antonio Leo, il presidente della provincia di Lecce, mi ha chiamato per l'unità da 4 anni, le vicende della mia carriera
richiama immediatamente la Convenzione di Faro. Che cos'è la Convenzione di Faro? Che peraltro il nostro Paese ha ratificato qualche anno fa. Non è nulla di più di quelli che sono gli obiettivi a fondamento proprio della diocesi, ovviamente a fondamento della collana in cui questa pubblicazione è stata inserita. La funzione del patrimonio culturale non è qualcosa di astratto che possa prescindere dalla comunità di riferimento. La funzione della valorizzazione della cultura non può prescindere dalla comunità di riferimento. La comunità di riferimento, appunto, è l'insieme di quei valori che il patrimonio culturale veicola, che non sono disgiunti, non è disgiunto questo valore, dal valore degli uomini e delle donne che quel patrimonio nei secoli hanno edificato e di cui in qualche modo ne sono l'espressione. Allora, è per questo motivo che la Convenzione di Faro, che in qualche modo le istituzioni, e in particolare il Consiglio d'Europa, che la Convenzione di Faro ha redatto, coglie uno dei concetti più belli forse a cui mi piace fare riferimento quando parliamo di patrimonio culturale, che è il concetto di eredità di patrimonio. Che cos'è appunto l'eredità di patrimonio? È quello che in qualche modo mi chiamava lo stesso Don Antonio Pinto con riferimento a quel pensiero di Simone Weil. Non è altro che la sacralità della bellezza, ma di una bellezza che non è astratta, ma che si fonda invece proprio sul sentire degli uomini e delle donne che quella bellezza hanno edificato. E così come, per ritornare anche ad un altro richiamo che faceva il sindaco di Naschito, quando portando un concetto molto di moda, che è quello che sto rischiando della bellezza che si è andata in in realtà è un'espressione molto citata, ma in qualche modo poco praticata, perché se praticassimo con coerenza, diciamo, quel concetto, davvero molte scelte che compiamo non soltanto in termini di valorizzazione del patrimonio culturale, ma di azioni, diciamo, politiche o civili, in quanto cittadini, da molte azioni. E quindi, tornando al concetto della Convenzione di Faro, la vera sfida che chi si occupa di patrimonio culturale, di valorizzazione dei beni culturali in qualsiasi ruolo ha davanti è quella di riuscire, come posso dire, a riconciliare in modo il patrimonio culturale con i cittadini. E molto spesso questo significa liberare il patrimonio da quella che, consentitemi di chiamare come una sorta di impedimento di politica, cioè l'istituzionalizzazione del patrimonio culturale fa così che molto spesso quando pensiamo ai monumenti, alle chiese, ai musei, ai nostri pensiamo non come una proprietà dei cittadini, ma li pensiamo come una proprietà dello Stato, una proprietà degli enti, come una proprietà dei comuni o della provincia o della regione. In realtà la grande verità che la Convenzione di Faro in qualche modo illustra davanti ai nostri occhi è che i proprietari di questo patrimonio sono i cittadini e neppure i turisti verso cui molto spesso orientiamo in qualche modo cercando di rendere commercializzato questo patrimonio, neppure i turisti, sono i cittadini veri patrimoni, veri proprietari di questo patrimonio. E ogni politica di valorizzazione del patrimonio culturale non può che scaturire da questa verità. E qui mi piace richiamare il concetto di Carlo Verdini, a cui fa spesso riferimento anche il direttore del nostro dipartimento, Aldo Bruno, che vi saluto, peraltro non è stato possibile che sia qui.
significa prima di tutto sottrarre il patrimonio all'idea di consumo. All'idea di consumo è al processo di assimilazione di questo patrimonio a merce. Questo è diciamo, ormai un pericolo rispetto al quale non possiamo mantenere gli occhi. Addirittura gli esperti hanno parlato di gentrification, no? Cioè che cos'è? È la trasformazione della comunità in cui noi dovremmo vivere da cittadini nello scenario nello scenario delle regole del mare, del territorio per usi sostanzialmente legati alla fruizione turistica del territorio di se stessa. Da questo punto di vista proprio la pandemia ci ha insegnato quanto questo sia diciamo pericoloso e quanto sia valorizzazione del territorio diventata allo stesso tempo valorizzazione.
cominciò nella vita di una fondazione, che è la fondazione di comunità San Gennaro, che mette insieme sia gli operatori del terzo settore, del Leone di Sanità, sia appunto i professionisti del bene culturale, come dicevo prima, arcologi, storici dell'arte, eccetera, e che riesce a promuovere un'azienda economicamente sostenibile che crea la propria ricchezza partendo dalla cultura del mondo, con l'obiettivo appunto di favorire la coesione sociale, innescare processi di cambiamento del basso a partire dalla valorizzazione di un pezzo abbandonato della memoria culturale della città di Napoli. È un modello replicabile. Se io penso alle nostre realtà, se penso, per tornare alla citazione che facevo prima, dell'itinerario culturale del barocco salentino, che soprattutto in questo passato della provincia ha esempi migliori, trova forse in quel tempo in cui abbiamo la capitale stessa, diciamo, di questo itinerario. È un percorso replicabile, perché noi potremmo adottare anche alla valorizzazione del nostro territorio. Ma questa è un'altra storia. Grazie a chi comprerà il libro, perché ci aiuta a continuare.